Guido Garlatti dirige gli S Mose Bianchi di Monza, è anche la scuola che coordina la rete territoriale di Monza e Brianza, e ci parla di condizioni organizzative e strutturali per la promozione delle competenze digitali dal punto di vista del dirigente scolastico. Lo ringrazio in anticipo per aver accettato il mio pressante invito e sono certo che sarà una cosa molto interessante. Prego. Allora, buongiorno e grazie in realtà all'ispettore Gallo per avermi invitato. La riflessione che in questo momento mentre faccio partire, però ho bisogno di chiamare, quindi non vedo. Allora, scusa, perfetto. Allora presentazione. Allora, la cosa che veniva da riflettere ascoltando adesso le parole di coloro che mi hanno preceduto, ma guardando anche la platea, è che l'ispettore Gallo mi ha messo nei guai, perché di fatto mi ha chiesto di parlare della promozione delle competenze digitali dal punto di vista del dirigente scolastico, una platea di persone che credo siano altamente competenti. E mentre le cose che io probabilmente devo dire sarebbero più da dire a persone decisamente meno immerse nel mondo digitale, visto che qui siamo in convegno di AIC. Quello che io mi sono messo come compito era quello di illustrare l'esperienza concreta di un dirigente scolastico su, per la verità, su più istituti, facendo anche un raffronto proprio rispetto a quelle che apparentemente possono essere le competenze avanzate e che poi magari si rivelano non essere da parte di una scuola, e partendo dall'assunto che oggi come oggi noi dobbiamo fare in modo che appunto la cultura digitale possa veramente permeare tutte le scuole e non soltanto alcuni docenti di alcune scuole. Per questo motivo parto con due premesse che in maniera un po' alta ho chiamato filosofiche, e cioè con un pensiero di Martin Heidegger che vi leggo e che comunque potete leggere, e che dice: ciò che è veramente inquietante non è che il mondo si trasformi in un completo dominio della tecnica, di gran lunga più inquietante è che l'uomo non è affatto preparato a questo radicale mutamento del mondo. Di gran lunga più inquietante è che non siamo ancora capaci di raggiungere, attraverso un pensiero meditante, un confronto adeguato con ciò che sta realmente emergendo nella nostra epoca. Se noi sostituiamo la parola tecnica, la parola tecnologia, magari tecnologia digitale, e scambiamo la parola mondo con la parola scuola, ecco che forse questo pensiero trova corretta applicazione. Secondo pensiero filosofico, in questo caso qui mi riallaccio, visto che abbiamo scoperto di aver fatto la stessa scuola tanti anni fa, è un pensiero di un docente che è stato per brevissimo mio docente, colui che mi ha introdotto alla filosofia, il professor Galimberti, che dice: per il fatto che abitiamo un mondo in ogni sua parte tecnicamente organizzato, la tecnica non è più oggetto di una nostra scelta, ma è il nostro ambiente dove fini e mezzi, scopi e ideazioni, condotte, azioni e passioni, persino sogni e desideri, sono tecnicamente articolati e hanno bisogno della tecnica per esprimersi. Facciamo sempre lo stesso gioco: sostituiamo mondo scuola, sostituiamo tecnica, tecnologia digitale, e forse capirete perché questo pensiero tratto da Psiche Tecne sta all'apertura di questo mio intervento. Per il fatto che io credo che oggi come oggi, non le persone che sono in questa platea e che nell'arco della giornata frequenteranno questo convegno, ma tutti quelli che non sono qua, ma che operano nella scuola, devono tenere presente questi due pensieri, e cioè il fatto che a un certo punto quello che noi ci troviamo davanti come dirigente scolastico, come docenti, non è qualcosa
rispetto al quale noi possiamo scegliere di fare o non fare, ma è il mondo nel quale siamo immersi. Pertanto dobbiamo fare in modo non di essere guidati, non seguendo il pensiero di Galimbert in tutto il testo, non si potrebbe dire che possiamo pretendere di guidare questo processo, però sicuramente dobbiamo fare in modo di accettare che la realtà è questa e in questa realtà calarci. È quello che, adesso abbandono la filosofia e scendo al quotidiano, è quello che di fatto io ho cercato di fare sia nella scuola precedente, dove sono stato 7 anni, che era un liceo puro, un liceo delle scienze umane, un liceo linguistico, in una cittadina della provincia di Monza e Brianza, e poi ad un certo punto, in parte parallelamente, perché naturalmente avevo la fortuna di avere la reggenza, quindi in parte parallelamente, poi trasferendomi definitivamente, ho cercato di fare nell'istituto attuale, che è a sua volta un storico istituto tecnico della Brianza, ma è anche contemporaneamente un liceo linguistico. E la cosa che io credo vada sottolineata è che sicuramente, visto che il compito era condizioni organizzative e strutturali, per quello che riguarda le condizioni organizzative bisogna tenere presente che quello che deve essere il ruolo del dirigente scolastico. Il dirigente scolastico che non può non presidiare l'area della tecnologia, perché è troppo importante oggi. E naturalmente quando intendo presidiare la tecnologia in quelli che sono i suoi affetti tutti i giorni, in tutte le aule, non nel laboratorio dove abbiamo in campo competenze di docenti particolarmente specializzati. Io ho un mio docente che stamattina, mentre venivo qua, mi ha richiesto via mail il permesso di venire oggi pomeriggio alla fase pomeridiana. È il docente che da anni e anni guida il nostro essere test center di ECDL, eccetera, eccetera. Ci mancherebbe altro che quando gli davo il permesso di venire via un'ora prima per venire qui. Però il problema non sono quei docenti che hanno alte competenze di informatica, che fanno parte appunto, che sono insegnanti di quelle discipline. Il problema è fare in modo che queste competenze le acquisiscano tutti i docenti della scuola. E questo è un po' più complicato, e paradossalmente non è detto che nelle scuole dove ci sono alte competenze specializzate, contemporaneamente in realtà esista una competenza diffusa. Per far sì che questo avvenga, quindi ritengo che il dirigente scolastico è uno dei compiti principali che noi abbiamo oggi nella scuola di oggi, deve potenziare questo settore e deve presidiarlo personalmente e naturalmente attraverso tutta una serie di figure che lo devono affiancare, che sono le figure dello staff, ma che intesi in maniera lata, non necessariamente soltanto i propri collaboratori scolastici, i propri collaboratori diretti, ma certe figure di riferimento che all'interno della scuola via via bisogna cercare di implementare. E anche da questo punto di vista, il dirigente, per poter presidiare quest'area, deve crearsi le competenze, deve crearsele per forza e deve essere presente nei vari momenti, non può delegare un processo così importante. Io di questo sono convinto. Oggi come oggi, ogni tanto a me capita di imbattermi in qualche collega che vedo ha introdotto nelle scuole la tecnologia, ma è distante dalla tecnologia in prima persona, ma non utilizza la tecnologia che ha messo in campo, non la utilizza in prima persona e quindi probabilmente non è in grado di comprendere quali possono essere effettivamente le potenzialità. Entro nelle condizioni strutturali con molta concretezza, visto che i tempi sono stretti. Questo è l'edificio della mia scuola, che è un edificio composto, così strutturato da un punto di vista della planimetria, e calcolate che questa è una struttura che si ripete per 5 piani. Dal seminterrato, dove ci sono le palestre, dove c'è la mensa, fino al
quello che chiamiamo terzo piano, che di fatto è l'ultimo dei cinque piani. Bene, in questo edificio, che risale all'inizio, no, agli anni 60 l'edificio, ma comunque perché la scuola nasce alla fine degli anni 30, ma questo edificio degli anni 60, quindi imponente e molto grande, si doveva affrontare la questione del garantire per tutti la possibilità dell'utilizzo della tecnologia e del Web 2.0. E allora io, quando ci sono arrivato, ed è qui che faccio riaggancio rispetto all'idea che ho detto all'inizio, che non è detto che un istituto tecnologicamente avanzato, sede di test center, di ECDL, che subito entra a far parte del progetto EUCICOR, eccetera, eccetera, poi lo sia nella realtà. Bene, quando io 4 anni fa arrivo a Musei Bianchi, per fare un esempio, avevo quasi completato l'operazione della diffusione delle lavagne interattive nell'istituto, nel liceo che presiedevo, che aveva 3 sedi che su comuni diversi, che comportavano una serie di problematiche. Quando arrivo al Musei Bianchi, dove si insegna sistemi informativi aziendali, è credo l'unica scuola della provincia che riesce ancora ad avere un corso sia, almeno una classe sia, a partire dalla terza, eccetera, eccetera, di lì ce n'erano 6, di cui 2 mobili quasi non utilizzate. Sì, c'erano dei collegamenti wifi a pezzi. Ecco, allora, lo sforzo in questi anni, 3 anni, da allora sono passati, qual è stato? È stato quello di portare questo istituto alle condizioni del liceo che avevo lasciato, operazione che termineremo praticamente con l'estate, quando l'edificio, allora, attualmente già completamente ricablato, completamente, darò alcuni dati per chi, anche se qui è una platea di persone che sono probabilmente più esperte di me, noi completeremo la dotazione di lavagne e monitor, perché abbiamo preso anche la strada un po' più avanzata del monitor interattivo, portando a tutte le aule, l'anno prossimo ne bisogna 44, ad avere la LIM o il monitor in 3 anni. Quindi, per poter però far sì che tutto funzionasse, io che ho seguito una serie di corsi di aggiornamento, anche in questa scuola abbiamo fatto Lombardia Digitale l'anno scorso, ho seguito i canoni classici, e quindi ho fatto in modo che innanzitutto abbiamo ricostruito l'infrastruttura wifi su tutti i 5 piani. Riusciamo a fare in un edificio di queste dimensioni, abbiamo dovuto mettere 25 access point, un armadio per piano, ci è costata l'operazione 26.452 euro su una scuola che era già cablata. Abbiamo disfatto praticamente e ricablato tutto l'estate scorsa, godendo del finanziamento di 15.000 euro del più, rimettendoci poi i soldi, io dico sempre, dei genitori, mettiamo i soldi dei genitori, perché io credo che noi presidi mettiamo molto le mani in tasca. Adesso poi ho visto stamattina che è previsto che tra un po' ci manderanno il 5 per 1000, allora magari se avverrà questa cosa, le metteremo in maniera meno, diciamo, più formalmente autorizzata. Allora, questa cosa qui era, dice la teoria, la sacra teoria, è fondamentale. Certo, si è dimostrata fondamentale, perché in questo momento noi nel nostro istituto, a partire da settembre, siamo in grado di utilizzare qualunque strumentazione, tablet o portatili, in qualunque punto della scuola, dalla mensa fino all'ultimo piano, in qualunque laboratorio, in qualunque aula. E per far sì però che tutto funzionasse, cosa dicono i sacri testi? Dicono che occorre avere almeno 20 megabit relativamente alla banda larga, e così è. Lo abbiamo fatto questo da un paio d'anni, abbiamo potenziato un contratto che non ha un costo, lo vedete, particolarmente alto alla fine, perché sono 100 euro al mese per una scuola superiore. Non è la stessa cosa per le scuole del primo ciclo, perché queste cifre cominciano a incidere diversamente, e in questo momento tutto funziona. Tutto funziona per che cosa?
Allora abbiamo detto in questo momento ci sono 24 link più 2 monitor, 26, ne mancano 18, chiudiamo entro l'anno. Quello che conta è che in questa scuola però noi abbiamo aderito sia a Generazione Web 1 che a Generazione Web 3 e godendo dei finanziamenti abbiamo puntato sull'introduzione dei tablet. In particolare questa è l'operazione Generazione Web 1 2012, abbiamo scelto 4 classi terze. Abbiamo dato a ogni studente un iPad 2 Wi-Fi a quel costo e, attenzione, fuori dal finanziamento della Generazione Web 1 non lo consentiva, la scelta, io su questa insisto, la scelta fatta questa sì dal dirigente è stata quella di, ovviamente coinvolgendo il Consiglio d'Istituto che ha accettato, quella di dotare 43 docenti che andavano a battere su quelle 4 classi, una per ciascun indirizzo presente nella scuola, dello stesso strumento iPad 2, in questo caso in versione 3G, quindi a un costo di 90 euro, 100 euro superiore. Perché insisto su questa cosa? Stamattina, sempre venendo qua, ripensando a queste slide che vi avrei fatto vedere, ho pensato a questa cosa. Io sono profondamente convinto che, come per imparare una lingua straniera, la cosa fondamentale è andare all'estero, nel paese dove si parla lingua, allo stesso modo non si può pensare di far utilizzare della tecnologia a chi che sia, tanto più dei docenti mediamente poco più giovani di me o sulla mia fascia d'età, se non do loro la tecnologia. Non tutte le scuole fanno questa scelta, lo so. Io l'ho fatta sia nella prima scuola che qui a Mose Bianchi, e mi permetto di dire che la scelta di mettere la LIM in aula e di dare il tablet ai docenti, a mio avviso, è stata una scelta vincente, perché all'inizio la LIM, sia nella prima che nella seconda scuola, era relativamente utilizzata, poteva stare spenta, sì, però a poco, ora mi capita di girare per i corridoi, quando entro nelle aule le LIM sono accese, quantomeno sono accese, e non sono accese così. Due, i docenti, a mio avviso, devono avere la tecnologia a disposizione, perché chiunque, voi tutti qua credo lo sappiate meglio di me, attraverso l'utilizzo costante della tecnologia, anche per questioni che non hanno a che fare con la professione, via via ci si impadronisce della stessa. E pertanto la scelta ulteriore con Generazione Web 3 è stata quella, a questo punto, di dotare altre 10 classi terze e quindi 14 su 41 attualmente di tablet, e quindi si parla a questo punto di altri 230 mini iPad. Gioco forza, perché economicamente non ci stavamo più. Se avessimo tentato di prendere una versione più, diciamo, non mini, è stata una riflessione che abbiamo fatto con i collaboratori a lungo, perché c'era il dubbio, ma didatticamente regge o non regge, sembra che regga, e abbiamo completato con altri 50 mini iPad destinati ai docenti, sempre non con finanziamento Generazione Web, con il quale abbiamo acquistato il materiale per gli studenti e le LIM, ma sempre con i fondi dell'istituto, in modo che tutti i docenti del diurno, poi faremo l'operazione sul salale, abbiano lo strumento. E a questo punto, e anche qui attenzione, questo mi piace sottolinearlo, introduzione del registro elettronico, in una logica che non è soltanto una logica però di tipo rilevazione assenze e presenze, ma che va ben oltre, o dei voti. E guardate che da questo punto di vista anche qui si tratta, secondo me, di buttarsi, di immergersi. Noi abbiamo fatto una piccolissima sperimentazione nel mese estivo, cioè io ho detto ai docenti, bene, funzioni, il sistema è lì, provate a usarlo, sì e no una decina nel mese di luglio-agosto sono entrati e hanno giocato. 12 settembre, registro, introdotto ex novo per tutte le classi, 41, docenti nuovi e vecchi, fornito un cartaceo
alcuni fogli mobili, perché non volevo dare l'idea che fosse permanente. Il cartaceo già oggi da Natale non esiste più. Nel mese di fine ottobre, io deciso è stato aperto all'esterno, ai genitori e agli studenti. Cosa sta sotto questo in termini organizzativi? La mia idea è quella che non si può, sì, qualche paracadute sì, ma bisogna buttarsi nelle cose. L'idea è quella del dovete provarci per forza, perché ci andiamo in questa direzione, entriamo, usiamo questi strumenti, li usiamo a pieno, in modo graduale. E premessa sia l'operazione didattica, generazione web 1.3, che al registro elettronico, comunque è stata sempre questa. Personalmente incontri con i genitori ai quali io dicevo non aspettatevi niente, tutto quello che verrà sarà qualcosa in più. Quello che verrà in realtà sta avvenendo. Ancora, e questo è il costo comunque del canone annuo troppo alto ancora per la scuola di primo ciclo. Io faccio parte dell'ufficio scolastico, degli incontri dell'ufficio scolastico di Monza, sappiamo che per il primo ciclo è un problema. Ancora però, e questo sta avvenendo in questi giorni, introduzione di una piattaforma didattica. E qui vado a riprendere sempre quanto diceva prima di me. Perché occorre sicuramente selezionare nel mare magnum di internet dei contenuti. Noi vediamo c'è una marea di contenuti possibili, probabilmente quello di appoggiarsi a delle piattaforme didattiche il cui costo in questo momento è ricompreso nel costo dei tablet, l'abbiamo agganciato dentro lì, quindi non si vede ma non è particolarmente alto. E non è detto che sarà l'unica, perché adesso la sto testando, quindi comincio a vedere i docenti che mi dicono ma per l'area scientifica però quella RCS non sembra particolarmente, eccetera, eccetera. Quindi forse anche più di una piattaforma didattica, però perché questo dà strumenti in mano ai docenti per preselezionare e per evitare di buttarsi nel mare magnum della vicenda senza dei punti di riferimento. È un processo che non terminerà in breve tempo, non terminerà mai, perché intanto le cose continueranno, l'evoluzione tecnologica ci sarà. Il principio però, secondo me, fondamentale è noi dobbiamo fare arrivare la tecnologia in termini didattici in tutte le classi, di tutte le scuole, a tutti gli alunni. Benvengano le competenze esistenti, benvengano, occorre fare, ma di questo tratterà il collega Miele penso dopo, occorre sicuramente potenziare, e lo abbiamo fatto con una serie di progetti in rete, la parte della formazione, e lo stiamo facendo. Stiamo anche sviluppando nel nostro territorio, nella nostra rete, un'idea che è quella di tentare in proprio come rete generale delle scuole di Monza e Brianza di creare una specie di polo che fa sì che le scuole possano scambiarsi le competenze. Gli istituti tecnici industriali hanno per esempio gli assistenti tecnici che i licei non hanno. Io quando stavo al liceo di Seregno ne avevo uno che era un assistente di chimica prestato alla tecnologia che si doveva curare tutto. A Mose Bianchi ne ho 4 solo dedicati alla parte tecnologica. Bene, cercare di usare la rete, le reti, noi siamo una rete di scuole che è di 108 scuole del primo e secondo ciclo in tutta la provincia, praticamente tutte le scuole della provincia, provare l'idea a scambiarci sia i tecnici sia i docenti che hanno particolari competenze digitali, mandarli, provare a creare addirittura anche lo sportello help. Ecco, stiamo studiando questo con che cosa? Con quei fondi destinati che ben sa rispetto al regalo alla rete generale e che abbiamo in parte investito in formazione cofinanziando la formazione promossa dalla Regione Lombardia e quindi vincendo 5 finanziamenti in provincia e quindi facendo una massiccia opera di formazione alla quale però pensiamo di aggiungere anche una formazione più specifica ad hoc. A te scuola servono queste informazioni, serve qualcuno che
faccio un progetto sulla tua scuola da un punto di vista tecnologico, bene, forse io ho quei docenti competenti e allora te li mando, li affianchi all'azienda che ti fa la sua proposta e si trova una soluzione. Basta, qui mi fermo, grazie e spero di vedere.